mi sembra che qui c'è un... è cambiato il regista, no? E quindi che cosa ha significato per lei e anche per lo stile del film il cambio del regista? E anche la... un'altra domanda è sullo sviluppo del suo personaggio. In che modo si evolve nell'arco dei tre film secondo lei? E se lei magari avrebbe voluto dargli un'evoluzione diversa, un passo diverso? The question is, how did you see the evolution of your character? Okay. And would have you liked to see your character evolve in a different way? All right. To go a different direction. The first one was with the director, and then... Yeah, was how was the difference? And then I mean, the difference character. Due yeah. to the changing of the filmmaker. We had an idea that we want to change the mood and the way to tell the stories from film to film, to keep ourselves, and because this was a marathon. Innanzitutto l'idea era quella di cambiare l'atmosfera, l'umore e il modo di raccontare la storia, queste storie, da film a film. Innanzitutto per noi, perché questa è stata una vera e propria maratona. So, Daniel, that did film number 2 and 3, he changed the camera work. From to have a camera standing still, we start to work with a steady cam all the time, you know, a camera that goes. Per esempio Daniel, che ha realizzato entrambi il secondo e il terzo film, ha modificato la posizione e il tipo di macchina da presa. È passato da una macchina da presa fissa, quella sul cavalletto, è passato nell'altro film ad una steadicam, dove abbiamo praticamente girato tutto con la steadicam. And that has to be about the differences between the storytelling. You want to chase with, you want to know more, go with them further. E questo ovviamente modifica proprio anche il modo lo stile della narrazione. In questo caso anche tu sei all'inseguimento, vuoi anche tu inseguire l'informazione, la notizia, vuoi sapere, quindi vai con loro. I think the problem was bigger for the director than for the actress, because when Daniel came, we worked with the first film for 5 months. 7 months. Five. Okay. Io credo che il problema sia stato maggiore per il regista di quanto non sia stato per noi attori, perché quando Daniel è venuto per la prima volta, ha partecipato per la prima volta a questa cosa, in realtà noi attori avevamo già lavorato per 5 mesi al film precedente. And so we had a bunch of actors telling him, you can say whatever you want to, but I know my part better than you do. E quindi si è trovato con un bel gruppetto di attori che gli dicevano, di pure quello che ti pare, ma io la mia parte la conosco meglio di quanto non la conosca tu. My part is developing for me. In the second movie you see him working as a journalist. You don't see that in the first film. Per esempio, parlando dell'evoluzione del mio personaggio, nel secondo film vedete il mio personaggio lavorare come giornalista, cosa che invece nel primo film non avete visto. And the first film was a lot about presenting Lisbeth in a way. In realtà il primo film era molto incentrato sulla presentazione, sul far conoscere Lisbeth. The second film starts with this chasing on Lisbeth, and we start to come more and more into the millennium and the journalistic work. Mentre il secondo film inizia appunto con questo inseguimento di Lisbeth e si concentra molto più su Millennium, sulla rivista, sui giornalisti al lavoro. And in the developing through the film number 2 and 3, you see Michael go more and more paranoid. And he's not so kind as you think he is, as in the first film he's a victim all the time. Nel secondo e nel terzo film il mio personaggio evolve sempre più verso la paranoia, è sempre più paranoico, non è più così carino e gentile, mentre nel primo film lui è continuamente, costantemente una vittima. So, for me my part is
when I worked with it, for me it was three films. For me it was connected, and I tried to do a portrait that you follow a developing, he's developing extremely much. Most of the characters are taken away. Per quello che mi riguarda, ovviamente il mio ruolo è, io lo vedo proprio collegato, la vedo queste evoluzioni attraverso i tre film, e vedo appunto che aggiunge anche magari alcuni punti, alcuni elementi estremi. And the other thing, when I work as an actor, I have to say this because I'm in Italy, actually, because this is very true. I try to work in a way I'm more interested in the interior of my characters than the exterior. I hate posing. E poi questo lo devo dire perché sono in Italia, quando lavoro come attore, comunque perché è una cosa assolutamente vera, io quello che mi interessa è più l'aspetto interiore del mio personaggio, non l'aspetto esteriore. Mi pongo tanto il problema di come appunto appaio esternamente, esteriormente, quindi non metto lì a posare. So one of my biggest heroes, and I think one of the world's most talented film actors is Marcello Mastroianni, and I try to act like him, and if you don't see it you have to see the film one more time. E uno dei più grossi, dei più grandi eroi, uno degli attori che ammiro e credo che uno degli attori dotati di maggiore talento è Marcello Mastroianni. Io cerco di imitarlo nella recitazione. Se non l'avete riscontrato nei film, è bene che lo rivediate ancora una volta.